buona prova, sì, sono tale, come sempre sono consigli sempre su Football Manager. Anche quest'oggi andremo ad analizzare una tattica che ha funzionato molto bene all'interno di FM24. La tattica in questione è il 4-3 falso 9 che sono andato a testare con il Milan. Come sempre, la prima cosa che andiamo a vedere nei tactic test sono le statistiche dei calciatori che ci dicono che Giroud è il capocannoniere della stagione con 16 gol fatti. Per lui 31 presenze da titolare, 8 da subentrato, 16 gol e 5 assist, con un XG pari a 12,79 e una media voto pari a 7,12. Ovviamente giocando con il falso 9 la punta non è un goleador, ma è un giocatore che tende a muovere il pallone con la squadra. Il calciatore che ha ottenuto il voto medio più alto è Theo Hernandez con 7,20 di voto. Per lui 43 presenze tutte da titolare, 8 gol e 8 assist. Il calciatore che ha ottenuto il maggior numero di assist è Reinders con 14 assist. Per lui 32 presenze da titolare, 11 da subentrato, 7 gol e 14 assist. Sportiello è il calciatore con la miglior percentuale di passaggi completati, che è stato eletto più volte in una partita, Chukwueze e Leao con 5 premi vinti a testa. Per Chukwueze 27 presenze a titolare, 12 da subentrato, 6 gol e 10 assist, mentre per Leao 31 presenze a titolare, 12 da subentrato, 13 gol e 9 assist. Il calciatore con più ammunizioni è Theo Hernandez con 7, mentre Povega è quello con più espulsioni, ovvero una. Le statistiche della Rosa ci dicono che siamo il secondo miglior attacco con 75 gol fatti e la miglior difesa con 32 reti subite. Siamo la squadra con meno cartellini gialli, pari a 10, e con meno espulsioni, pari a 0. A livello di media spettatori abbiamo avuto 58.659 tifosi. La titolarità dei giocatori prevede Maignan in porta, Theo sulla sinistra con Calabria a destra, Kalulu, Tomori centrali, Bennacer vertice basso con Loftus-Cheek e Reinders le due mezze ali, Leao sulla sinistra, Chukwueze a destra e Giroud punta. Le sessioni di allenamento generate dal vice sono una generale, una di tecnica, due di calci piazzati, due di fisico e tre di focus partita. Per quanto riguarda le competizioni, vinciamo la Serie A, veniamo eliminati agli ottavi di finale di Champions e vinciamo la Coppa Italia. Come rosa abbiamo Leao, che è il giocatore fondamentale, con un'età media di 26,96. Per quanto riguarda i gol fatti, non abbiamo molti giocatori che vanno in gol, anche perché in doppia cifra ci vanno Leao e Giroud e basta, mentre gli assist anche qui a doppia cifra la raggiungono Reinders e Chukwueze. La Serie A la vinciamo con 84 punti facendo 26 vittorie, 6 pareggi contro Napoli, Frosinone, Udinese, Monza, Bologna e Roma, prevalentemente in trasferta, e le sconfitte sono anche qui contro Fiorentina, Atalanta, Salernitana, Lecce due volte e Napoli, tre in casa e tre in trasferta. 75 gol fatti e 32 reti subite, con una differenza reti di 43. A livello di statistiche squadra siamo quella che ha fatto più punti a partita, pari a 2,21. Siamo la squadra con più expected goals a favore, con più cross riusciti in percentuale, con più passaggi completati, con più tiri a favore, con più tiri a partita, con più falli subiti, con più passaggi fatti in altre quarte offensiva a partita, con meno gol subiti, con la porta inviolata più alta, con il minor numero di tiri subiti e con il minor numero di tiri in porta subiti, mentre per quanto riguarda i nostri calciatori, abbiamo Theo Hernandez che primeggia la classifica della media voto, Giroud quella dei cross riusciti in percentuale, Hernandez quella dei dribbling effettuati, Maignan quella della porta inviolata per minuti e per le reti subite nei 90 minuti. Come visto, quindi, non è un modulo dove le statistiche vanno a primeggiare, anche perché ce ne sono veramente poche per quanto riguarda il top delle classifiche, però è un modulo che segue lo schema italiano, quindi la miglior difesa generalmente tende a vincere il campionato. Per quanto riguarda la tattica, è un 4-3-3 con in porta un portiere libero con i compiti difensivi che deve correre più rischi,
tra i bassi sono un esterno invertito di sinistra con i compiti d'attacco che deve fare passaggi corti, fare più pressing e marcare stretto. Il laterale basso di destra è un fluidificante con i compiti d'attacco che deve fare passaggi corti, crossare sul secondo palo, dribblare di meno, fare più pressing e marcare stretto. I centrali sono un difensore che imposta con i compiti difensivi a destra che deve fare passaggi corti, dribblare di più, fare più pressing e marcare stretto. E un centrale di sinistra con i compiti difensivi che deve fare passaggi corti, correre meno rischi, fare meno pressing e marcare stretto. Il vertice basso della linea 3 a centrocampo è un regista arretrato con i compiti difensivi che deve fare passaggi corti, fare più pressing e marcare stretto. Il centrodestra è composto da un centrocampista di quantità che deve fare passaggi corti, crossare più spesso, tirare di più, andare avanti appena possibile, muoversi negli spazi, fare più pressing e marcare stretto. Centrosinistra occupato da una mezzala con i compiti di attacco, che deve fare passaggi corti, dribblare di più, fare più pressing e marcare stretto. Laterale alto di sinistra è un attaccante esterno con i compiti d'attacco che ha le stesse istruzioni dell'attaccante esterno di destra. Entrambi devono quindi fare passaggi corti, tenere la palla, stare più largo, fare più pressing e marcare stretto. Falso 9 là davanti con passaggi corti, libertà di movimento, muoversi negli spazi, fare più pressing e marcare stretto. A livello di media voto siamo tutti sopra 7 tranne Reinders, mentre per l'occupazione del campo ovviamente non abbiamo l'area di rigore occupata perché il falso 9 non ha il compito di andare in avanti ma il compito di scendere a smistare i palloni. Come fluidità della squadra ce l'abbiamo strutturata, mentalità positiva, in fase di possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco completamente larga. Si parte palla a terra dalla difesa cercando le sovrapposizioni sulle fasce. L'ossia dei passaggi è molto più corti con un ritmo di gioco molto lento. Nella tre quarti si fanno cross bassi portando il pallone in area di rigore, che onestamente è la cosa più sensata perché non avrebbe senso alzare il pallone visto che nessuno entra in area. Si cercano i calci piazzati e si chiede di dribblare di meno i calciatori. In fase di transizione dobbiamo fare pressing a tutto campo mantenendo la posizione con il portiere che la passa ai centrali calciando la corta. In fase di non possesso abbiamo una linea difensiva più alta con un pressing alto. Si fa pressing estremo, si impediscono i passaggi corti del portiere, non si fanno tackle azzardati, si chiede di stare più alti. Modulo molto atipico per quanto riguarda le istruzioni. Lati positivi della tattica, le zone a cui sono scaturite reti segnate, aree di rigore centro, le reti laterali all'interno dell'area, gli attacchi avversari a tre quarti sull'ala sinistra e la percentuale di passi decisivi. Lati negativi, le zone a cui sono scaturite reti subite, aree di rigore centro, gli attacchi a tre quarti offensiva sull'ala di sinistra, gli attacchi avversari a tre quarti centrale e la scarsa influenza. La heat map è la seguente, con una disposizione tattica direi molto indisciplinata, dove abbiamo un portiere libero che sta lontano dai pali, i centrali che non sono in linea perché il centrale di destra rimane più basso del centrale di sinistra, l'esterno invertito sta entrando nel campo con il fluidificante che sta in linea con l'attaccante esterno alto. Si ha questo 2 più 3 di impostazione con i 3 di centrocampo composti dai due terzini più il vertice basso del centrocampo a 3. I due a sostegno in mezzo si sganciano con la mezzala che ovviamente va a cercare di andare in profondità e il centrocampista di quantità che deve dare mano sia in avanti che indietro. L'attaccante esterno di sinistra rimane più basso rispetto all'attaccante esterno di destra, che è quasi in linea con il falso 9 che si abbassa e va a giocare vicino alla mezzala che gli dà supporto, creando questo triangolo sull'out di sinistra. La rete dei passaggi prevede sempre questo scambio di giocate tra centrale ed esterno. In questo caso abbiamo centrale di sinistra che muove tante volte la palla all'esterno invertito che è Hernandez che viene dentro il campo. Reinders si va ad abbassare giocando però sempre vicino in questa zona di sinistra.
questa spaccatura in mezzo perché Bennacer va a prendere il pallone sul lato di destra dal difensore che è in posta, che è quello che smista più palloni in tutte le zone del campo, ma che tocca meno palloni, perché qua abbiamo come linea di passaggio fissa Tomori che la scarica a Theo Hernandez. Si crea molta più densità sulla destra con centrale di difesa, centrale di centrocampo, centrodestra di centrocampo, fluidificante che genera massima ampiezza e laterale alto che si va a inserire nel campo. Giroud scende a fare sostanzialmente riferimento centrale perché se no non c'è nessun altro con Leao che con Pulisic in questo caso, in questa partita, che rimane molto staccato e isolato in questa zona, toccando pochi palloni. Giocate principali sono, come detto prima, centrale di sinistra che la scarica al terzino, la manda se no all'altro centrale che da qui la smista o per vie laterali sul terzino che poi cerca l'esterno oppure la smista ai centrocampisti. Che tende molto a giocare in orizzontale, quindi tanti passaggi mossi in orizzontale. Lo schieramento difensivo è un 4-2-3-1 con i due centrali di centrocampo non in linea, perché abbiamo una linea difensiva molto staccata con i due centrali in linea, il fluidificante che deve rientrare velocemente in linea e l'esterno invertito che si stacca lasciando questo 3 contro 2 dei centrali perché va a prendere l'esterno alto avversario. Il registro arretrato secondo me è troppo alto perché dovrebbe letteralmente fermarsi a vedere il sottopunto avversario, andando a creare il 2 contro 1 con l'altro centrocampista, in questo caso quello di destra, perché la palla viene mossa sul nostro out di sinistra. La mezzala ci sta che va a schermare i due centrocampisti avversari che sono quelli che andranno a prendere palla, in questo caso della Roma. L'esterno ovviamente va a curare il passaggio in ampiezza, anche con l'altro esterno dovrebbe curare il passaggio in ampiezza, ma con la palla che verrà mossa prevalentemente sulla di destra tende a schiacciarsi e Giroud che va a fare pressione sul portatore di palla. Siamo molto lunghi, servirebbe onestamente alzare la difesa a centrocampo in modo tale da mandare in fuorigioco punta ed esterno avversario e compattare difesa a centrocampo e attacco. In fase di possesso vediamo questo 2 più 2 in mezzo con tutti gli altri giocatori che vanno in fase offensiva, creando quindi un giro palla molto bloccato. Due centrali di difesa rimangono ovviamente gli ultimi uomini con centrocampo formato da Theo Hernandez e Bennacer, quindi esterno invertito e regista arretrato, tutti gli altri si spingono in avanti con laterale alto che genera massima ampiezza, punta che rimane centrale, mezzala che ricopre il ruolo tra esterno e punta, centrocampista di quantità che va anche lui ad avvicinarsi e a ricoprire il ruolo tra esterno e punta e il fluidificante di destra che va in sovrapposizione. Abbiamo tutti questi giocatori che sono ben 6 perfettamente in linea, dove se nessuno crea il movimento il giro palla è costantemente bloccato e si rischia di subire una ripartenza perché qua ad esempio abbiamo un 4 contro 2 che in mezzo al campo non ci si può permettere di avere inferiorità numerica. Per quanto riguarda il centro dati abbiamo gol fatti a parità 1.97, expected goals per 90 minuti esclusi rigori 1.51, gol subito a parità 0.84, expected goal subito a parità 0.84, tiri a partita 12.29, tiri in porta in percentuale 44.11, passaggi completati in percentuale 90.69 e contrasti vinti in percentuale 80.05. Il cammino in Coppa Italia inizia al terzo turno contro la Cremonese dove vinciamo per 5-1, ai quarti di finale battiamo per 3-0 il Torino, in semifinale battiamo per 3-2 complessivo la Roma. E in finale battiamo per 1-0 la Fiorentina. La Champions invece inizia nel gruppo B composto da Manchester United, Siviglia e Sparta Praga. Passiamo per secondi con 12 punti facendo 4 vittorie e 2 sconfitte. Subite contro Manchester United in casa e Siviglia in trasferta. Gol subiti 6 con gol fatti 10, differenza reti di 4.
Agli ottavi di finale, passando per secondi, abbiamo un sorteggio più sfavorevole perché troviamo il Bayern Monaco e perdiamo con un 5-2 complessivo. Il cammino in Serie A inizia ad agosto con due vittorie, poi a settembre abbiamo tre vittorie, due sconfitte e un pareggio. Ad ottobre abbiamo tutte vittorie, a novembre tutte vittorie tranne una sconfitta, a dicembre abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio e una sconfitta, a gennaio tutte vittorie, a febbraio due vittorie, due pareggi e una sconfitta, a marzo tre vittorie e due sconfitte, ad aprile abbiamo solamente due vittorie con due pareggi e due sconfitte e a maggio abbiamo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Stagione, devo dire, abbastanza altalenante, caratterizzata comunque da due trofei alzati. Per quanto riguarda la vittoria, vi farei vedere il 4-0 contro l'Empoli. Partiamo da calcio piazzato mandato sul secondo palo. Kier fa perfettamente la spona di testa e c'è Chao in mezzo all'area di rigore. Sempre dall'area di sinistra, Oka forse accentra, trova Pobega al limite dell'area di rigore e supera così Caprile. De Hernandez trasforma con un cucchiaio dagli 11 metri. Il quarto gol arriva sull'out di destra con Marin che scarica all'indietro, Caprile esce malissimo dalla difesa, Jovic davanti al portiere non può sbagliare. Gol subito invece vedrai il 5-2 della Fiorentina in Serie A. Passano in vantaggio i padroni di casa con un pallone recuperato in mezzo al campo e succede quanto detto prima, inferiorità numerica lì in mezzo, imbucata in Zola, si trova davanti al portiere non può sbagliare. Noi troviamo un gol di pareggio con Okafor che mette il pallone in mezzo, Musa fa perfettamente una spona di tacco per Jovic. La Fiorentina torna avanti con Pierozzi che dalla di destra triangola, Nico Gonzalez in area di rigore, Arthur fa la sponda, Bonaventura non può sbagliare. Calcio d'angolo trasformato perfettamente con Dalle Mura in mezzo che stacca da solo di testa. Noi troviamo un gol che accorcia le distanze con Theo Hernandez che in area di rigore trova il gol sul palo più lontano. La Fiorentina poi dilaga allo scadere con Pierozzi che mette il pallone in mezzo, Sottil trova il gol sul palo più lontano e infine abbiamo il quinto gol della Fiorentina sull'ala di sinistra con Brecalo che smista palla a Duncan, carico al limite dell'area di rigore, Lopez apre perfettamente l'interno del piede e la manda sul palo opposto. Quindi questo era il 4-3 falso 9 che sono andato a testare con il Milan, io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, commentate, condividete, non c'è nessuno, non mettere like. Ciao ragazzi.